Ho approfittato della pausa per settare il sottotitolo. Comunque, chi è stato? So per essere sbagliato. E che cosa avrebbe fatto? Attaccato. Tipo. Comunque, quando Lara compie 17 anni, suo padre Richard scompare durante una spedizione in Thailandia. Non essendo ufficialmente morto, lei non ha potuto ereditare il titolo Croft. E quindi, una volta diventata maggiorenne, ha dovuto fare una battaglia legale contro lo zio paterno sul controllo delle tenute di Abingdon. Vince la causa e prende possesso della sua eredità. La mappa è stata aggiornata. O lo faccio, o questo rompe il cazzo finché non lo faccio, perché mi viene a vibrare. Però adesso io capisco che uno voglia riscrivere, voglia fare cose, va bene. La nostra cara amica Rihanna Pratchett, spero di aver pronunciato giusto, che è la figlia di Jared, è la scrittrice che si è occupata della trama del gioco, di questi giochi, questi ultimi, uh-huh, in cui lei è giovane, ha deciso che la nuova Lara è nata il 14 febbraio del 92. Eh sì, perché deve sincronizzarle, no? Ho capito, ma se mi fai un prequel, porca la miseriaccia! Eh no, ha cambiato l'età, ma ci sta, anche... Non per me, no. Quindi una ragazza giovane, ancora dubbiosa e inesperta, con una grande passione per l'ignoto e il mistero, non ce ne frega un cazzo. C'è un X qua, X. Monete antiche. Quel piccone può essere un'ottima arma comunque, in caso servisse, stavo notando. Penso di sì. Vabbè. Abbiamo tirato un pugno d'amore e si è tolto un sassetto. Ottimo. Un'entrata segreta. Ah, vai, piccona. Sembra che venga giù dell'acqua da lì. Effettivamente c'è una cascata oltre, sì, ben oltre però. Queste luci danno veramente fastidio, quasi come se ci fosse il sole vero. Oh, che meraviglia. Ricorda molto la cittadella che abbiamo vista. Magari è. Ah no, cima, perché due settimane prima. Ghiaccio. Tutta graffiata sta povera donna. Sì, ecco, Lara siamo abituati. Fai. No, dai, ti prego, fallo. Il tuffo e muoio. Sì. Aspetta, non so se funziona. No, il tuffo! Sì, me lo ricordo, non lo fa. E quali tasti usavi? Questo. Sì, certo, quei quattro, grazie, capitano ovvio, ma quali? Non ricordo. Appunto. No, non lo fa. Peccato, tieni. Sì, tra l'altro strano perché nella versione invece, nella versione vista dall'alto, quindi Temple of Osiris e Guardian of Light, che è sempre nuova serie, Lara lo fa, di tuffarsi. Ricordi, facciamo i giri, io te rago. Ah minchia, salto e risalto e lei si arrampica tipo un uomo ragno. Beh, quello l'ho sempre fatto. A mani nude. Sì, questo l'ho sempre fatto. Ma che salti. Sì, ma vedi, fare il bambino doppio. Inside. Ulla! Ma chi? Sono cattivi? Ma che ne so, stavo cagando nessuno. Vibra anche il cervello, ecco. Non devi tenerlo in equilibrio tu? Sì. Ah, ok. Sì, stavo cercando di stare equilibrato. Dai, ma chi cazzo è quell'umano che fa sti salti? Lara. Sì, Lara e il bambino di Inside. Lara, Yuri, che Yuri? E il bambino di Inside. Sì, il bambino di Inside è veramente... Figlio. Cioè, Lara gli fa una pippa al bambino di Inside, Cioè, degno erede. Sappiamo che è un ex ginnasta, un atleta, per forza. Vabbè, io stavo guardando, ma... Oh. Vabbè, nulla.
le voci di Lara. Allora, Lara in italiano è sempre stata doppiata da Elda Olivieri. Megoglioni. Dal 2013 invece Benedetta Ponticelli. Sì, sì, si sente che è cambiato per volte la voce. Mentre Angelina Jolie nel film è Silvia Tognoloni. Vabbè. No, devo saltare due volte. I volti di Lara. Ma perché vibra quando salta? Ma chi è questa qua? Sto vedendo delle facce. Karima Adebibe. Ma come cazzo? Adebibe, no. Madonna. Cioè, mi sono cagata sotto anche se non stavo guardando. Pensa quando giocherò ad Alien Isolation. Ci sono scorpioni che cadono dappertutto. Ci sono scorpioni dappertutto. Li ho visti adesso. Ma perché cazzo sto andando dove ci sono tutti questi scorpioni? Perché stronzi. Dai, ci sono. Questa gente che ci ha provato prima. Achievement sbloccato, le orme del padre. Questa gente che ci ha provato prima, e non sono pochi. No, questi sono morti prima, cioè sono morti prima di uscire. Ah, ok. L'ordine della Trinità, li hanno fatto sta merda. Nel 96 la prima ma scusa, io avventura di Lara Croft. Non c'è che bello, che cos'è? È una razza con Gesù. Ma no, il rombetto che è venuto fuori. No, non questo. La bussola. No, quando avevi l'altra visuale, di là c'era un rombo. La bussola. Ah, la bussola. Sì, ah, la bussola. Ok, lì c'è una cosa. Volevo vedere. L'ordine della Trinità ha saputo che i seguaci del profeta. Ma cazzo, se parla qua? Volete leggerlo, mettete pausa. Sì, appunto. Yeah. Elenco dei video. Nel 96 è uscito il primo Tomb Raider. Poi 97, 98, 99, 2000, a raffica. The Angel of Darkness 2003, Legend 2006, poi 2007, 2008, Underworld, terminare, che era l'ultimo. Spa. Poi nel 2013 Tomb Raider, il prequel, diciamo, poi Rise of the Tomb Raider nel 2015. Poi ci sono gli spin-off, The Guardian of Light, The Temple of Osiris, Relic Run e Lara Croft Go. Io ho provato anche Relic Run. Sono quelle cagatine, quelle tipo platform. No, aspetta, guarda la figata. Come notare i proiettili infiniti. Ce l'ho scritto. È un sacco che non vedevo un gioco con scritto proiettili infiniti. Come no? Left 4 Dead, le pistole sono infinite. Sì, ma Left 4 Dead è vecchio, ne parlavo di giochi nuovi. Sì, in effetti. Dicevo, sono quanto stronzo sono che mi tiro una secchiata d'acqua. Sono considerati platform quegli spin-off in cui lei. No, non è platform. Che genere sono? Ma cosa stai dicendo? Gli spin-off. Temple of Osiris. No, Relic Run e Go. Relic Run è una Temple Run, cioè. Oh. Mm. E quell'altro sarà più o meno uguale. Una cagatona, Però c'è Lara, quindi si gioca lo stesso. Vabbè, comunque nel 96. No, devo dire una cosa rispetto al primo, basta. Ecco, cioè, zitto, non parlo più. Dicevo, rispetto al primo, porca puttana. Che problemi sta avendo? È incastrata. Devo tutto cercare da inizio, scusate. Beh sì, così. Dai. No, non mi aspettare di dover sparare al volo. Nuota più velocemente con la B. Sì, oh, raga. Beh sì. Cioè, già devo trovare i tasti. Penso che tu lo debba tenere premuto o no? O no? Non ce l'ho fatta, non lo so, io ho premuto raffica. Stavo giusto dicendo, però si muore poco rispetto al primo Tomb Raider. E mi è arrivata una trappola qua direttamente. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. Sì, no, in effetti il primo Tomb Raider ti dava molto, molto meno tempo di reazione rispetto a questo. Madonna, è vero che tra l'altro anche quello iniziava maniera proprio così, cioè con un'ammazzata nei denti iniziava, o sì, sbaglio? Sì, primo, intendiamo primo della nuova serie. Primo di questa finta Lara. Tomb Raider a Survivor is Born. C'è una roba lì e una bella città d'oro là sopra.
Ce l'abbiamo fatta, sto cazzo, ce l'abbiamo fatta. Dove cazzo? Tuffati. A raggiungere la sommità della sala principale della tomba. Tuffati. Ah, ma proprio dici così, eh? Ah, sì. Ah, l'ha fatto! Ma lo fa da sola. Cioè, non sei tu a decidere. Ah. No, era più bello quando lo dicevi tu, la soddisfazione, esatto, di riuscire a farlo, porca. Perché poi lo facevo anche sulla strada. Rotolava poi. Non è che si schiantava il pavimento. Lo faceva e rotolava. Comunque di là c'era modo di no, non so se c'era modo di andare su. C'era una piccola piattaforma. Quella. Non so se ci sali. No, sì, bisogna far salire l'acqua, credo. Quella paratina non fa passare l'acqua. Paratoia. Forse devi proprio andare lì, devi facciare una ragione. Sì, dovevi fare gran bella la grafica, eh. Ma finti i capelli, comunque i capelli sono terrificanti. E un'altra cosa che non mi piace, che problemi a parte avendo il fatto, no, ma che bello, dai, che bello non è che nuotiamo sopra l'acqua. E ma un'altra cosa che non mi piace per niente è l'acqua, come la neve non è resa, si strizza i capelli malissimo. Perché, ma dai, ma secondo me è stato fatto di proposito con una grafica così, perché mi sembra veramente assurdo. No, la grafica non è brutta, cioè c'è una bella, c'è una signora grafica, però... Ho capito, scusami, ma perché è del 2000, aspetta, abbiamo detto che è del 2015 questo. Sai. Sono uno stronzo. No, ma ce l'ho fatta lo stesso. Ok, ce l'abbiamo. Ho avuto lo stesso problema che hai avuto tu, che ho saltato due volte di fila. Lo so. E adesso di qua pubblicità. Dicevamo, si muore questa male. È veramente brutta distrazione. È del 2015, porca miseria. Cioè, sono 3 anni che non esce più una mazza. Io pensavo fosse appena uscito sta roba qua. Ma infatti anch'io pensavo fosse più nuova. Adesso voglio dire una cosa. Dove cazzo devo andare, di lì? Forza, non vedo il ristorante. Ecco, allora. No, non possiamo fare una roba. Dare... sarà facile, devi far quello mirando, quando c'è quel bloccone lì credo mi abbia punto qualcosa. È possibile in febbraio non abbia punto qualcosa? Qualcosa che mi raffa. Allora, no, non si può dare la colpa al, beh, a parte che il 2015 non è considerato vecchio, c'erano dei giochi comunque. Red Dead Redemption del 2010 e aveva una grafica a dir poco della Madonna di spara da quelli. Non ci riesco. Non riesco a girare. Bella morte. Con questo non riesco a girare. Con questo non riesco patto a girare. Patto rotondo. Esatto. Del 2010, dicevo, Red Dead Redemption. E se non ci avete giocato, cioè, vi prego, giocateci perché è spettacolare. E ha una cazzo di grafica. Cioè, Red Dead Redemption è un film. È un film. Cioè i paesaggi, le persone anche, questo del 2015, quindi penso sia fatto di proposito, fatto così con i capelli così finti, la neve fatta in un certo modo, o no? Non penso sia dovuto alla trappola. Non penso sia dovuto all'incapacità delle persone, cioè, no? Io se posso saltarla, scusate un secondo. Posso saltarla? No, anche perché mi pare che il primo fosse meglio. Ma addirittura il Tomb Raider Legend, l'Anniversary e l'Underworld. Mi sa che erano più belli di questo. No, no, non esageriamo. Cioè, comunque c'è una signora grafica. Sì. No, magari il Legend forse no, ma beh dai, l'Underworld. Non mi ricordo, aspetta, qualche immagine. Mio signore, quello no, che non sono paragonabile. Io vado a vedermi qualche immagine, poi magari vediamo, mettiamo qualche fotogramma in giro. Per fargli vedere, mi sono, sapete quelle pellicine bastarde, piccole piccole ai lati delle unghie, ma di cane. La gente non dimentica, nulla viene perdonato. John Marston. Niente, stavo guardando quando era nato Red Dead Redemption. Io ancora sto piangendo per il finale.
che non vi dirò assolutamente, però. Se non l'avete giocato, anche se è un gioco vecchiotto. No, no, ma è vecchiotto, ma lascia stare. Che sembra, sì, sì, sembra uscito ieri. Sì, effettivamente già 8 anni. 8. Sì, 8 adesso. No, vabbè, ma sembra fatto ieri. Cioè, sembra di ieri. Anche perché quest'anno esce il secondo. Finalmente! E speriamo bene non sia la solita cagata. Non c'entra una minchia col primo, ma... Ma essendo un gioco targato Rockstar, che è quella che vi fornisce il vostro amato GTA. E anche in Red Dead Redemption, come in GTA, si può fare qualsiasi cosa. Ho preso un po' d'acqua. Sì, si può fare veramente qualsiasi cosa, ma di tutto. Puoi decidere se salvare l'innocente o se rompergli i coglioni e diventare un bandito. Proprio come in GTA, che puoi decidere se sparare i poliziotti, tempo, se non fare tempo, niente. Il tempo è una merda. Oddio, famoso Tomb Raider per averle rotto coglioni, sì, a tempo. Non mi ricordo da dove cazzo si sale. Da male. Teschi. Dice che nel 2012 Red Dead Redemption è stato eletto da IGN come il terzo miglior videogioco dell'era moderna. Mamma mia, mamma mia. Quando voi nuotate veloci, Lara esce dall'acqua. In che senso? Nel senso che... Il corpo, ah, il corpo di Lara fuoriesce dall'acqua. Che schifo. Questo non è... colpa della grafica, è colpa proprio della programmazione, cioè, lascia stare che l'Underworld, guarda, l'Underworld comunque questa cosa. Aveva una grafica, no vabbè, proprio realistica, no, è vero, non si sistema la freccia, si strizza la coda dall'acqua lì sopra, eccolo qua, niente, bene, okay. Ce l'ho fatta. Cioè, no. Vediamo un po'. Oh, Omen. Omen è il tuo computer. Però questo è un'altra forma. Qual è? Col vecchio. Che comunque, insomma, buttalo via. Vediamo un po'. E... ho perso. Che hai perso? Il coso che si illuminava. Si è visto che rotolava via. Vabbè. Va bene. Direi che ci fermiamo, perché mi sa che è abbastanza lungo. Ma io stavo cercando, sì, beh. E beh, lo racconti nel prossimo gameplay. Alla prossima. Ciao. Ciao. No, allora. 57 minuti. Oh mio Dio.